tematica del greenwashing è una tematica molto d'attualità nel corso degli ultimi mesi, in quanto appunto c'è stato un rebranding di una moltitudine di investitori, di società che hanno cercato di cavalcare la tematica ESG e per far entrare le loro società, i loro fondi all'interno degli screening dei gestori ESG. Per far fronte a questa problematica, l'approccio di FIE è stato quello di sviluppare un database interno, in particolare chiamato grazie a una business unit dedicata a Green Etica, che è andata a volte a mappare gli investimenti sostenibili in ambito ESG per cercare di valutare direttamente la bontà dell'approccio ESG, dell'approccio sostenibilità dei vari gestori di fondi per evitare appunto di porre in queste rischi di greenwashing. In particolare vengono analizzati 22 parametri, è un approccio proprietario nel quale vengono analizzati 22 parametri di investimento tramite interview dedicate con i gestori dei fondi e viene dato uno scoring a ciascun fondo in base a quattro sottotematiche e c'è una soglia minima di ammissibilità all'interno del database. Con uno score di 3,5 su una base di 5 che permette l'ammissibilità del fondo all'interno del database di Etica. Questo però non è l'unico aspetto nel quale FIA ha cercato di evitare questi aspetti di greenwashing. In particolare, FIA ha cercato di andare un passo oltre, ha cercato di analizzare come i gestori dei fondi cerchino in maniera concreta di allineare i propri portafogli con gli obiettivi di investimento sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare 17 cosiddetti SDGs. Per fare questo, all'interno delle interview con i gestori dei fondi, FIA cerca di sviscerare, di analizzare la percentuale del portafoglio che è allineata con ciascuno dei sotto dei 17 SDGs e per far questo riusciamo a suddividere all'interno del nostro database, il sottocluster, i vari fondi che hanno un approccio, un bias in almeno uno dei 17. Per fare questo, a valle di questo, riusciamo come FIA a fornire dei portafogli ai nostri clienti che siano non solo che abbiano un elevato scoring ESG, quindi che riesca a valorare come l'approccio di sostenibilità sia un approccio concreto, ma anche avere un elevato allineamento agli obiettivi di sviluppo sostenibile di ESG. Quindi non solo abbiamo dei ribilanciamenti in base agli SDG, ma riusciamo a fornire ai nostri clienti anche dei portafogli dedicati nei quali i clienti possono avere un allineamento dei propri portafogli a determinati SDG. Quindi se un cliente è più interessato alla tematica delle energie rinnovabili, andiamo a sviluppare il portafoglio particolarmente centrato sull'energia numero 7, oppure se c'è un focus maggiore sull'efficientamento della filiera di produzione e di consumo e quindi sull'economia circolare, si va a sviluppare un portafoglio più centrato sulla tematica dell'energia numero 12 e via discorrendo.